fatto è una creatura non giudicante. E naturalmente, benché noi si faccia di tutto per non esserlo, tutte le nostre attività presuppongono in qualche modo una valutazione. Mentre qui, all'interno di questo luogo, questa valutazione proprio non esiste. Il gatto si approccia alla persona in modo assolutamente spontaneo e bellissimo. Il fatto che questo gatto sia anche così socievole ed utile come strumento, diciamo, se vogliamo usare questa parola, per la terapia assistita con gli animali, permette di star sempre in un grosso margine di sicurezza, perché quando anche un ragazzo possa avere una mossa istintiva, oppure possa urlare o stringerlo in modo maldestro, comunque l'animale non si rivolta mai perché non morde, non graffia. Sicuramente è un'attività molto rilassante che ti permette di lasciarti andare sia con le persone con cui condividi una pratica di yoga e anche con i gatti che comunque sia fanno il loro, si muovono, si spostano incuriositi fra le persone che stanno praticando. Poi sicuramente l'empatia che si viene a creare con i gatti, quindi la capacità di entrare in relazione con loro, quindi nel accogliere loro che vengono da noi e nel lasciarci andare a loro. Quindi sicuramente i benefici sono questi. Poi i gatti sono degli animali molto delicati e con la loro delicatezza riescono ad entrare in contatto con le persone che si approcciano a loro. Abbiamo deciso di provare lo yoga perché diciamo permette sia il rilassamento che poi anche allo stesso tempo è anche stimolante, e di questo ne beneficiano anche i gatti. Cioè, a questo punto devo dire che se i gatti possono essere terapeutici per degli esseri umani, è vero anche il contrario, che gli esseri umani sono molto terapeutici anche per i gatti, e in questo caso ai miei gatti generano un gran senso di benessere, un gran divertimento. Come è noto, purtroppo dopo molti anni di frequenza di un luogo dove sono ospitate molte persone, c'è sempre il rischio che in qualche modo ci si istituzionalizzi. Quindi il fatto di arrivare qui presso questo allevamento è già di per sé un vantaggio. Noi facciamo il percorso a piedi ed ogni volta facendo il percorso facciamo una strada nuova. Questo aiuta i ragazzi dal punto di vista dell'orientamento spaziale, per esempio. I ragazzi mi hanno riportato intanto grande soddisfazione nel riuscire a praticare, nel lasciarsi andare con i gatti, che comunque è una grossa novità anche per loro. È vero che la maggior parte di loro già conosceva i gatti, però non avevano mai provato a praticare yoga insieme a loro. Quindi intanto la soddisfazione di riuscire a lasciarsi andare e ad accogliere la novità, perché è una novità un po' per tutti, e poi hanno detto di essersi molto rilassati. E quindi loro hanno avvertito subito questi benefici. Si chiama Gatto Khmer e è una razza candidata alla registrazione. Origina, come dice il nome, Khmer dalla Cambogia, che è un paese del sud-est asiatico, dove io l'ho trovato come gatto, diciamo, comune, nel senso che questo gatto origina da una popolazione di gatti domestici pura della Cambogia del Nord, dove io ho avuto l'opportunità di lavorare per 4 anni come veterinario in un progetto di sviluppo, e in realtà non lavoravo con i gatti, lavoravo con altri animali, con la foresta e con le comunità. Il gatto è stato un incontro fortuito all'atere delle mie attività, quando mi fermavo in qualche luogo per bere o per mangiare, spesso veniva, si avvicinava senza paura e con molta socialità questo gatto, e lo presi per mia compagnia. Decisi di adottare la prima coppia di gatti, che poi fu portata in Italia quando finì la mia prima missione. E successivamente ne ho scelti altri per farmi compagnia in Cambogia,
E ho iniziato a sceglierli con un po' di cura, cioè facendo un po' di selezione, scegliendo gli animali con il carattere più socievole, che rappresentassero nella loro morfologia le caratteristiche peculiari di questa popolazione di gatti naturali. E li ho portati con il tempo, in tutto sono ben 4 coppie che sono gestite da me più un'altra coppia, sempre in Italia, e è iniziata la riproduzione, diciamo, a scopo del tutto amatoriale, per avere dei gattini da poter regalare e per divertimento anche mio puro. È chiaro che avevo capito da subito che le potenzialità di questo gatto erano nelle capacità di far compagnia, di instaurare una relazione, di entrare in sintonia con gli esseri umani, con i padroni, in un modo, diciamo, piuttosto più intenso e profondo di quello che fanno i gatti che comunemente conosciamo. E quindi il passaggio, diciamo, dall'allevarlo a scopo amatoriale a poi utilizzarlo con la nostra associazione che si chiama AIGAC per scopi sociali è stato spontaneo, naturale, è successo tutto con molta semplicità ed ora abbiamo un rapporto tra l'AIGAC, che è la nostra associazione, con altre associazioni come il CLA, che è ben avviato e abbiamo una routine in cui i ragazzi del CLA vengono accompagnati da vari operatori, sempre in presenza mia o di altri assistenti agli animali, per fare le loro, diciamo, attività di socializzazione con animali. Non si può fare una razza così, semplicemente dicendo questa è una razza. Bisogna lavorare con delle associazioni. Lavoriamo noi con ANFI, che è l'Associazione Nazionale Felina Italiana, che è parte della Federazione Internazionale Felina, della FIFE, che ha delle linee guida. Quindi non si fa da soli. L'obiettivo è quello di registrare dei gatti in un registro che si chiama il libro, diciamo, delle origini, che è detenuto dal Ministero dell'Agricoltura, va bene, e che è costituito dall'essere una lista di gatti, di nomi di gatti con un microchip, i quali sono certificati dall'ANFI come appartenenti a una determinata razza e quindi rispondenti a uno standard di caratteristiche morfologiche e anche con una genealogia certificata. Questo vuol dire che iniziando a fare una razza, no? iniziando a far riprodurre degli animali, dei capostipiti, noi possiamo iniziare a certificare come razza eventualmente la terza generazione, ovvero la prima generazione nata dai gatti capostipiti si chiama la F1 in genetica, la seconda è la F2, la terza generazione è la F3, inizia ad essere registrata ufficialmente come razza. A questo punto noi, a questo punto del nostro lavoro, siamo ai primi soggetti di F3, anche perché non tutti i soggetti vanno bene, si devono chiaramente scegliere quelli più belli, più rappresentativi, ovviamente con il carattere più docile, più intelligente, c'è ovviamente una selezione fatta, ecco. Ci tengo a dire che il tutto, questa razza candidata, è portata avanti in un modo estremamente naturale, cioè non origina dall'incrocio un po' fatto a tavolino tra razze differenti, magari, non so, prendo un persiano, l'incrocio con un altro, spesso questo succede, ma origina direttamente da una popolazione naturale di gatti in Cambogia, nel nord della Cambogia, che si è addomesticata da sola e è diventata amica quindi dell'uomo in termini relazionali e in termini anche funzionali per la vita dei contadini del nord della Cambogia, e quindi è estremamente, ha una serie di istintualità assolutamente naturali, molto vicini a quello che è il gatto quando si è addomesticato per la prima volta, e ha una serie di capacità relazionali con l'uomo, proprio perché si è conquistato un posto dentro la palafitta del contadino cambogiano. E dentro, l'unico animale che sta dentro la palafitta del contadino cambogiano è il gatto. Il cane se ne sta fuori, e tra il cane e il gatto è presente generalmente il maiale sotto la palafitta.
Quindi questo per dire che la selezione naturale ha fatto sì che questo gatto avesse veramente delle caratteristiche di socialità con l'essere umano molto sviluppate. È un gatto di taglia medio piccola, è solamente il Singapura è più piccolo di questo. È un gatto snello con arti lunghi, soprattutto gli arti posteriori sono ben sviluppati, potenti e più lunghi degli anteriori, tant'è che la groppa, cioè il sedere, diciamo, quando camminano è più alta, sono più alti delle spalle. E la testa è leggera, sottile, abbastanza triangolare, il muso è un po' allungato in avanti, la bocca stretta, e in questa forma della faccia gli occhi sono, ovviamente occupano una buona parte del viso che è stretto, quindi sembrano molto più espressivi e più grandi, le orecchie sono ben dritte e la coda è questa particolarità che nella nostra selezione è a pompon, cioè sono code corte e arrotolate su se stesse. Questa è una caratteristica che ha una frequenza bassa in natura, è presente in natura, nella popolazione naturale, ma noi in accordo anche con chi ci aiuta per la selezione e per il riconoscimento di questo gatto Khmer come razza, selezioniamo solamente animali che abbiano la coda a pompon, perché è molto caratterizzante, anche molto interessante. È privo di sottopelo, perché è un gatto veramente di origine tropicale, quindi geneticamente non riesce a produrre il pelo isolante, che poi è quello che viene perso nel cambio di stagione, che tutti i possessori di gatti in casa conoscono. Quello non ce l'ha. Al contrario, il gatto tropicale deve disperdere il calore, quindi quando lo tocchiamo sentiamo al tatto che è molto caldo, perché tende a disperdere. E chiaramente è un animale che nelle nostre condizioni deve stare in appartamento, soprattutto in inverno, e si adatta a stare in appartamento perché è di taglia piccola, ha bisogno di compagnia e perché, diciamo, come caratteristica anche etologica, a parte quella di aver bisogno di compagnia, la compagnia umana o di cani o di gatti, ha quella di saltare, cioè un saltatore. Lui, avendo il posteriore così potente ed elastico, tende veramente a saltare molto, si diverte, lo troverete sul frigorifero o sui pensili con una frequenza nettamente superiore a quella degli altri gatti. E questo fa sì che anche in un appartamento piccolo, anche un bilocale, lui possa trovarsi a suo agio, perché sfrutta, quando possa sfruttare, la dimensione verticale. Per questo io consiglio di sistemare varie mensole, in modo che lui possa andare su e giù. Infatti nel mio allevamento le cucce poi sono poste, diciamo, nella mensola più in alto. Questo fa sì che si adatti anche in ambienti piccoli, purché possa sfruttare la terza dimensione.